Rino, come nasce questo comitato? Mi presento, sono Rino Grassi, rappresento questo comitato. Come nasce? Nasce per avere una riconoscenza a un prete, un amico, e chiaramente è uno che si è dedicato, un sacerdote si è dedicato tanto per il popolo e per tutti, quindi è una riconoscenza mirata e significativa. Si è proposto questo comitato per ricordarlo nel tempo, quella che era la sua figura e quello che lui ha saputo fare nella sua vita sacerdotale. Il comitato praticamente è stato già costituito, sta registrato all'Agenzia delle Entrate, c'è tutto praticamente per iniziare un percorso di realizzazione. Verrà messo sulla rotonda vicino alla chiesa. Perché è stato messo in quella rotonda vicino alla chiesa? Questa è la domanda magari in genere si fa e non nella chiesa. Perché il comitato ha creduto nella persona che era un sacerdote del popolo, al di là che poi ha praticato nella sua chiesa, diciamo che la San Giuseppe Artigiana. Allora, essendo un prete del popolo, in un quartiere molto difficile e molto delicato, e lui ha superato tutte le avversità di quello che è il percorso, riuscendo a ottenere la stima anche dei più scettici della situazione. Lui chiaramente ha dimostrato con i fatti e non con le chiacchiere, ha dimostrato con i fatti che nonostante tutto è riuscito in un'opera veramente irrealizzabile per tutto. Parliamo ora nello specifico del progetto per cui ci chiedete un aiuto e chiedete un coinvolgimento da parte della cittadinanza. Quando è nato e come è nato questo progetto? Il progetto è nato da un'idea di sette amici più stretti, ma parlare di amici più stretti è un po' delicato la parola, perché lui era amico di tutti. Noi abbiamo creduto chiaramente di ricordarlo in questa maniera. È nato questo comitato di realizzazione promotore di questa diciamo, iniziativa. Verrà l'iniziativa, il busto verrà messo chiaramente sulla rotonda di Viale Castellana, trasversale Guido Rossi, e adiacente alla chiesa. Verrà messo là e si spera chiaramente di realizzarlo nel stretto giro, proprio stretto giro di mesi. Per far sì che il primo anniversario della sua morte si potrebbe inaugurarla. Questo è l'obiettivo del Comitato. Ci stiamo chiaramente tutti del Comitato, stiamo cercando di dare il massimo di noi stessi per vedere realizzata quest'opera. Questo è l'obiettivo e questo è il nostro sogno. Certamente, le spese ci saranno e sono a carico del comitato, ma allo stesso contempo di chi crede in quest'opera qua, sponsor e quant'altro. Chiaramente si è proposto lo scultore Mauro Cipriani, che è molto noto a San Severo per aver realizzato altre opere in bronzo. E si è dichiarato disponibile e generoso verso questa nuova iniziativa, vista la sua vicinanza al nostro carissimo Don Salvatore Camille, che non c'è più tra di noi. Lo stesso contempo, visto che si conoscevano e ci conoscevano, c'era anche una vicinanza con la ditta d'Estasio Alessandro, che a costo veramente di realizzazione farà l'opera diciamo in marmo della situazione.
verranno affissi una decina di manufatti pubblicitari intorno a quest'opera e ci sarà una selezione delle ditte che stiamo veramente con molta sorpresa vedendo molta partecipazione delle ditte che vogliono partecipare a questa iniziativa. Chiaramente faremo una selezione veramente di chi la ditta che stava vicino a Don Salvatore, non tanto per lo sponsor, ma per quanto era la sua vicinanza a questo sacerdote che con molta fatica si è guadagnato la stima di tutti. Se tutto questo è il nostro obiettivo, si punterà al primo che tutto avvenga nel primo anniversario della sua morte, che sarà a febbraio del 2022. Certamente noi crediamo in tutti, crediamo nella diocesi, crediamo nel comune, crediamo nei fedeli e quindi tutti insieme potremmo veramente dire: ok, ci siamo riusciti, Don Salvatore.